La formazione SIO ha previsto anche una sessione, come sempre, dedicata all'audioprotesi. Abbiamo con noi un audioprotesista giovane della nuova generazione, Gabriele Delosa, che ha alla professione audioprotesica affiancato da molti anni ormai un'attività di informazione alla categoria, quindi ai colleghi. Cosa pensi come è andata in questi anni di lavoro per te e come riesci a portare, insomma, le istanze che ritieni siano della tua categoria anche all'informazione nelle persone che ti seguono? Assolutamente, audioprotesisti.org, il portale scientifico con i suoi social, sono 10 anni che fa, diciamo, questo lavoro e che cerca di informare al meglio, come anche la rivista Audiology Infos, Audio Infos, un pochettino le persone, gli addetti al lavoro e non, sulle nuove aspetti della protesizzazione, sulle normative, sulla didattica e sul panorama scientifico, sulle innovazioni. Qui erano presenti tanti stand, aziende conosciute e non, che la cosa che ho notato subito è stata la miniaturizzazione anche delle strumentazioni mediche, audiometri, impedenziometri, che sono diventati quasi tascabili. Idem dicasi per quanto riguarda le protesi. Tantissimi giovani, otorini, è stato presentato per la prima volta questa associazione di otorini under 40. Spero e me lo auspico che questo possa essere uno sprone anche per l'ANAP, quello di creare un'associazione di categorie under 40, perché abbiamo idee un pochettino che si discostano da quelle dei nostri, diciamo, dei nostri colleghi. È importante perché all'interno del SIO si è parlato tantissimo anche del nuovo nomenclatore tariffario, che chissà uscirà o non uscirà, ma anche dell'albo. Albo significa rendere più professionalizzante il nostro settore, eliminare tutti gli abusivi, eliminare una frangia che può soltanto vederci come venditori. Noi siamo dei professionisti, ci occupiamo della terapia protesica, di quella riabilitativa, e dobbiamo lavorare a stretto contatto con la classe medica. Quindi, eliminando gli abusivi, potremmo sicuramente acquisire maggiore importanza anche verso i pazienti. La tua attività quotidiana audioprotesica e anche di collegamento, di informazione, ti ha messo in contatto con molti tuoi colleghi coetanei probabilmente. Che cosa hai imparato in questi anni? Cioè, quali sono le istanze che i giovani tuoi colleghi Le vorrebbero domande portare che ci avanti? fanno ogni giorno i colleghi, innanzitutto come si diventa audioprotesisti? Beh, sul campo, rubandosi il mestiere dei vari centri dove si fa tirocinio, facendo un tirocinio e pretendendo di fare tirocinio in un'azienda valida, non solo per la firma, ma più che altro per cercare di trovare un'azienda che ci dia la possibilità di farci lavorare, di capire come si rileva un'impronta. Cos'è un fitting audiologico, come si programma una protesi, insomma, è tutta la fase del counseling, è la parte un pochettino più importante. Queste sono le prime domande. È vero che è un settore in grande, molto dinamico, in continuo movimento, non è in slow motion, per utilizzare un termine fotografico. Bisogna aggiornarsi, gli ECM sono obbligatori, bisogna farli, e soprattutto il paziente, non dimentichiamoci che va su internet. Va su internet e pretende, si informa anche grazie alle pubblicità, si informa e chiede la connettività, chiede sempre il meglio, quindi dobbiamo essere noi abili ad essere sempre al passo con i tempi. Al SIO sì, ma sempre con un piglio critico, audioprotesisti.org non è mai stato di parte. Ci siamo sempre scagliati contro chi di dovere, otorini, associazioni ed altri. Vogliamo essere critici, una frangia un pochettino che beve fuori, diciamo, beve fuori dal coro, un po' come la pubblicità del Chinotto. Siamo così. Quindi è importante che la classe medica faccia dei corsi sulle protesi acustiche. Molti medici ospedalieri non sanno nulla delle protesi acustiche. Al tempo stesso anche noi. Erano presenti aziende che si occupano di impianti cocleari. Anche noi dobbiamo entrare in questo panorama perché può essere una prospettiva importante. E soprattutto spero e mi auspico che tanti giovani possano intraprendere una carriera universitaria e diventare futuri audioprotesisti. Audioprotesisti 3.0. Grazie Gabriele Delosa e buon lavoro. Grazie a voi.